il costo per le PMI in termini di export sarà di oltre 700 milioni. Allora, quali strategie possono arrivare, per esempio, dalla rete, dall'innovazione che corre sul web? Ne parliamo con Giampaolo Colletti, fondatore di WWWorkers, la comunità di artigiani, contadini e piccoli imprenditori che lavorano sulla rete. Buonasera e benvenuto a Buonasera. News 24. Buonasera, grazie. Allora, tra 2 giorni sarete alla Camera, tra l'altro, qui a Roma, per parlare di strategie digitali, ma chi sono, prima di tutto, e quanti sono questi cosiddetti WWWorkers? Noi con il termine WWWorkers intendiamo quella moltitudine di lavoratori della rete. Si stima che in Italia siano quasi 900.000 e si stima che spostino in realtà questi imprenditori digitali, piccoli professionisti, ma anche contadini digitalizzati, cioè coloro che utilizzano le nuove tecnologie e lo fanno efficientando i vari processi e i vari metodi anche di coltivazione. Beh, si stima che riescano a spostare anche un 2% del PIL. Saremo alla Camera dei Deputati per interrogare la classe politica su 10 azioni che poi sono le azioni che hanno a che fare con l'economia digitale, cioè le infrastrutture, la connettività, quindi le reti, la cultura e quindi l'alfabetizzazione digitale e poi tutta la filiera legata al welfare, quindi alle politiche attive per il lavoro, cioè per coloro che lavorano proprio con le nuove tecnologie. Allora, tra le altre cose, essere a Montecitorio è significativo. Cosa chiedete alla politica per sostenere proprio il mondo degli artigiani e dei contadini digitali in un flash? Beh, innanzitutto racconteremo queste 10 azioni e poi 20 WWWorkers, dal cartaio di Fabriano fino al vignaiolo biodinamico, richiederanno politiche più attive. Presenteremo dei dati che raccontano ancora come la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, il Made in Italy, è ancora poco sostenuto dal governo e cercheremo di dialogare anche con le organizzazioni di rappresentanza. Un dato che racconteremo insieme a Pagella Politica, con la quale faremo il fact-checking su queste 10 azioni, è come in realtà ad oggi soltanto 6 aziende su 10 sono di fatto online, ben 7 su 10 non utilizzano i social media e c'è tutto un mondo legato all'e-commerce che potrebbe essere maggiormente sostenuto. C'è la tematica legata al telelavoro, si cercherà insomma di capire a che punto siamo rispetto a delle azioni proposte 36 mesi fa e che riguardano la vita di migliaia di persone che di fatto oggi utilizzano le nuove tecnologie per vendere, per dialogare, per migliorare e presentare prodotti e servizi, insomma, tutta una parte di comparto legato alle piccole e medie imprese, agli artigiani digitalizzati che già di fatto oggi adottano le nuove tecnologie. Grazie allora a Giampaolo Colletti di WWWorkers per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringraziamo da